Allora parleremo dei vari freon impiegati nei circuiti frigoriferi, delle possibili riparazioni, dei possibili guasti e il modo per riparare questi guasti. Innanzitutto, normalmente abbiamo tre tipi di freon impiegati nei circuiti frigoriferi: il freon 12, il 22 e il 502. Il freon 12 viene normalmente impiegato per refrigerazione normale, domestica o commerciale, il 22 normalmente per al compressore. Il compressore cosa fa? Mi sposta questo gas, me lo pompa nel condensatore sotto forma di vapore. Il condensatore ha il compito di raffreddare questo gas e farmelo diventare liquido, il che al termine si innesta di nuovo nel capillare, mi arriva all'evaporatore dove avviene l'espansione di questo gas che mi sottrae calore all'ambiente dove ho messo l'evaporatore, e dall'evaporatore viene aspirato nuovamente dal compressore e di nuovo pompato nel condensatore. Il circuito è sempre lo stesso, sia che sia un impianto piccolo o un impianto grande, anche di grandi dimensioni. Al posto del capillare, diciamo così, nell'impianto grande troveremo la valvola termostatica di espansione, ma come circuito frigorifero il compito del compressore è sempre il medesimo, piccolo o grande che sia. Ora noi qui, interposto fra, diciamo così, tra il condensatore, alla fine del condensatore e il capillare, abbiamo un filtro che serve appunto prima di tutto per disidratare se ci fosse qualche traccia di umidità ancora nell'impianto. Seconda cosa, per filtrare, perché ha una retina molto piccola dentro, che adesso ve la faccio vedere, ecco quel filtro lì. È costruito in questo modo, che dalla parte dell'entrata ha una rete forata, diciamo così, una lamiera forata dove entra il gas. In questo vano qui c'è l'alloggiamento di tutti i setacei molecolari, che è poi questa sostanza qui, che è quella che assorbe umidità eventuale che c'è nel gas, e dall'altra abbiamo una retina molto più fine, in modo che il gas, se ci fossero delle impurità o qualche scoria o qualcosa, da questa retina viene trattenuto e di conseguenza non mi va ad intasare il capillare, che il capillare normalmente ha una sezione interna di 0,6, 0,7, 0,8 a seconda dei tipi di impianti, più grosso se sono impianti più grossi. Nel frattempo questi qui, fateveli passare, sono tutti uguali, o più piccoli o più grandi, e così vi rendete conto bene di come sono fatti internamente i filtri. Già che siamo sul filtro, vi do subito una spiegazione pratica, che è quella: dal lato capillare, normalmente quando sostituite un filtro, voi avete una parte che ha un tubo più di diametro più grosso e dall'altra il capillare. Siccome dal capillare, se osservate, dal lato capillare c'è una retina molto fine, dovrete stare attenti di non infilare troppo dentro il capillare, perché bucheresti subito questa retina e allora andreste a contatto dei setacei molecolari che ci sono dentro, che vi possono poi chiudere il capillare. Un'altra cosa importante: sostituendo il filtro, la saldatura deve essere fatta con la fiamma che non sia rivolta verso il filtro, diciamo così, perché avrete la possibilità in questo caso di bruciare anche la retina che c'è dentro, ma con la fiamma sempre rivolta verso l'esterno. Cercare di fare una fiamma piuttosto dolce, in modo che nel tubo capillare fonda e nella retina che c'è dentro, insomma. Questa è una cosa importante. I possibili guasti che noi possiamo avere su questo tipo di impianto, per il momento fermiamoci su questo tipo di impianto. In questo impianto
normalmente il guasto maggiore che si verifica è quello delle parti elettriche del compressore, e cioè del relè e del flixum che fa da salvamotore. In questo caso può essere portato da una corrente difettosa oppure anche da un difetto delle parti elettriche stesse del compressore, che la prima cosa da fare se intervenite su un impianto che il compressore non gira è quella prima di tutto di verificare che il compressore non sia a massa. Con un tester qualsiasi e tutto lo potete verificare benissimo. Accertato che il compressore non è a massa, potete provare a sostituire le due parti elettriche, il relè e il flixum, il motore che tiene dentro. Controllare soprattutto la corrente di alimentazione che sia del voltaggio giusto e idoneo a quello del frigorifero, in questo caso il 220, almeno qui da noi, e dopodiché potete fare la prima prova a vedere se il compressore va in moto e se funziona regolarmente. Altro inconveniente può essere quello del compressore bruciato o del compressore bloccato, che con l'andare del tempo magari è successo qualcosa all'interno del compressore e tutto. In quel caso lì non c'è altra soluzione che quella di sostituire il compressore. Per sostituire il compressore, prima di tutto è necessario scaricare il gas che voi avete all'interno dell'impianto, perché a meno che ci sia stata una perdita, il gas continua a rimanere nell'impianto. Per scaricare il compressore, normalmente tutti i compressori o hanno da un lato una valvolina di carica o un tubetto chiuso, saldato ermeticamente. Basta tagliare questo tubetto e la maggior parte del gas viene fuori. Dopodiché potete dissaldare gli altri due tubetti che ci sono sul compressore e provvedere alla sostituzione. Appena sostituito, un momento, torniamo indietro un pochino. Quello è un inconveniente, poi andremo avanti come si fa a saldare il compressore. Un'altra perdita che si verifica normalmente e spesso anche nei frigoriferi domestici è quello dell'evaporatore bucato, perché la donna di casa, invece che aspettare il tempo normale che ci vuole per lo sbrinamento, va col coltello, va con un attrezzo qualsiasi, e siccome l'evaporatore è d'alluminio ed è molto sottile, molte volte si verifica che viene bucato questo evaporatore. In quel caso lì la saldatura diventa una cosa alquanto difficile e problematica, perché dipende un po' anche da dove è stato bucato, come è stato bucato. E la sostituzione in certi tipi di frigoriferi è possibile, in certi altri no. Lì bisognerà vedere di volta in volta come succede. Comunque, per saldare l'alluminio ci sono dei componenti, delle piccole matite che sono come una matita, che pulendo bene l'alluminio, diciamo così, e chiudendo il buco, perché se c'è un buco grosso si ricorre al sistema di fare una piccola piastrina di alluminio, mettergliela sopra, scaldarlo leggermente e passare con questa matita sopra quello. Attenzione che questo tipo di saldatura è una saldatura trasparente che non fa riporto di materiale e tutto. Di conseguenza, se avete un buco grande, come vi ho detto, bisogna coprire il foro che avete e dopo averlo scaldato leggermente, ma è una matita che si scalda a 40-50 gradi, vuol dire che con una fiammella di un fiammifero o un accendino potete scaldare questo alluminio e passare sopra una volta sola con questa matita, che fa una leggera pellicola e tiene abbastanza, fino a 20-25 atmosfere di pressione. Questo è un altro degli inconvenienti. Altro inconveniente che può verificarsi è la chiusura del capillare, ma è molto raro questo che si verifichi, perché se il filtro è stato installato bene, se sono state adoperate tutte le precauzioni di pulizia, di vuoto e carica nell'impianto, il capillare direi che è una cosa molto raramente da sostituire, e poi nel frigorifero domestico diventa quasi impossibile perché passa all'interno dove non è possibile accedere, allora bisogna fare operazioni diverse.
E allora noi siamo al compressore da sostituire. Dissaldati i due tubi, riponiamo il nuovo compressore, risaldiamo i nostri due tubi che abbiamo dissaldato prima e attraverso la terza uscita del compressore, che è quella che aveva il tubetto saldato che noi abbiamo tagliato per scaricarlo di gas, da quella parte lì bisogna procedere alla vuotatura dell'impianto, e cioè togliere tutta l'aria che c'è all'interno dell'impianto per avere poi un buon rendimento e un buon esito dopo. Abbiamo già parlato della pompa del vuoto. Abbiamo parlato, ma è meglio ripeterla perché è molto... Allora, di vuoto e carica per procedere appunto ad estrarre tutta l'aria o eventuale umidità che si è trovata nell'impianto dopo aver fatto la sostituzione del compressore. E allora noi abbiamo una pompa che è quella che ci aspira l'aria dall'interno, abbiamo un cilindro dove avremo dentro il freon adatto per il nostro impianto frigorifero, che può essere il 12, il 22, dipende da quale tipo di impianto è, abbiamo un vuotometro e abbiamo i due manometri, uno di bassa e uno di alta pressione. Attraverso questi due raccordi, 1 e 1,2, che voi vedete qui, il blu è sempre la bassa pressione, cioè dove voi avete il manometro blu è sempre la bassa pressione, dove c'è il manometro rosso è sempre la alta pressione. Di conseguenza noi connetteremo, come in questo caso che abbiamo una sola possibilità di fare il vuoto, questo raccordo blu sul raccordo del compressore. Dopodiché, mettendo in funzione la pompa, noi avremo il vuoto completo dentro all'impianto frigorifero. Questo vuotometro qui a parte cosa serve? Serve a questo scopo. All'inizio bisogna partire con questo rubinetto sempre chiuso, perché è un vuotometro che non sopporta nessuna pressione e voi all'inizio potete avere delle pressioni interne o del gas in giro ancora nell'impianto, siccome la sostituzione è stata fatta molto rapido. Dunque, una volta messo in moto, quando noi vedremo su questi due manometri, che tutti e due segneranno contemporaneamente un certo grado di vuoto perché parte dallo 0 e va a meno 76, quando noi avremo un certo grado di vuoto inferiore allo 0 su questi due manometri, ad agino andremo ad aprire anche questo vuotometro qui, il che comincerà a segnare dal 760 andando verso lo 0, no? Quando noi arriviamo tra un valore di 400 e 200, il nostro grado di vuoto è già più che ottimo. Comunque, più lo lasciate e più fate vuoto sull'impianto, meglio è, avrete dei risultati sempre migliori dopo. Arrivati al punto di vuoto stabilito o gradito da chi farà l'operazione, cosa si fa? Basta chiudere il rubinetto che è collegato alla pompa. Vedete che qui dietro c'è un tubetto che gira e viene in questo raccordo qui. Allora, se io chiudo questo rubinetto, escludo la pompa dal mio circuito e la posso fermare col suo interruttore che è qui, e portarmi questa sfera rossa che si comanda a mano sulla sfera nera che sarà, diciamo, a questo punto sul 150, sul 200, sul grado che ho. A questo punto, lasciando la pompa ferma per qualche minuto, voglio dire 5, 10 minuti, un quarto d'ora, noi avremo anche la possibilità di vedere se abbiamo delle perdite nel circuito frigorifero oppure no, perché questo vuotometro è molto sensibile. Una leggerissima perdita farebbe diminuire la posizione della sfera nera che noi abbiamo qui. Di conseguenza ci renderemo subito conto che o non l'abbiamo saldato bene o non abbiamo chiuso bene tutti i raccordi che eventualmente avevamo, o abbiamo qualche perdita sui tubetti che noi abbiamo collegato all'impianto frigorifero.
Se si verifica quello, bisogna rivedere l'impianto, rivedere le saldature, rifarle eventualmente per essere certi che la tenuta sia perfetta. Dopodiché ripeteremo ancora una volta l'operazione di vuoto fino al punto che, fermando la pompa e mettendo le due frecce in corrispondenza, noi non avremo più perdita. Vi dico subito, se avete una perdita di una linea, due linee, tre linee su questo vuotometro, ma che poi non discenda oltre, è una cosa accettabile, perché può essere creata da vapori di gas che sono rimasti ancora, siccome il gas si mescola con l'olio ed è difficile da tirare fuori, ci vorrebbe tantissimo tempo. Allora una leggera diminuzione della sfera nera rispetto alla rossa di due o tre linee è accettabile, ma se c'è una perdita noterete sicuramente che questa sfera nera descende molto rapidamente, il che non siete in condizioni di avere l'impianto perfetto e di poterlo caricare, perché potreste caricarlo, funziona per mezz'ora, un'ora, due ore, un giorno e poi è di nuovo scarico. Perciò è un lavoro da prestare molta attenzione e fare con un pochino di calma e ragionarci su, perché è la base principale per il buon funzionamento e la durata soprattutto dell'impianto frigorifero, che sia ben vuotato e ben essiccato dell'aria, perché l'aria contiene umidità e l'umidità può crearvi seri inconvenienti, come se c'è una sola goccia d'acqua vi ghiaccia sempre nel punto più stretto, in questo caso del capillare, che non vi lascia più circolare il freon che voi avete dentro. Questa è una domanda. Dica. Sì, lei lo libera per un momento, ma poi si ripete, può ripetersi dopo 5 minuti o dopo un'ora, ma quelli convenia lì. Già che siamo lì, si verificano anche di quei casi lì, che magari vi chiamano per un intervento e quello che c'è stato prima di voi non l'ha eseguito bene o non l'ha fatto bene e si trova umidità nell'impianto, perché l'impianto che viene fuori dalla fabbrica normalmente è ben essiccato e ben fatto. Se trovate umidità del genere, la prima cosa è quella di aprirlo e sostituire il filtro, questo è essenziale. La seconda cosa è fare un vuoto un po' più prolungato di quello che fareste normalmente cambiando il solo compressore, cioè più prolungato vuol dire lasciare magari la pompa anche due ore, tre ore attaccata all'impianto frigorifero. Allora in questo caso vi fa evacuare tutta l'aria che avete all'interno e voi andate via tranquilli e avete la certezza di aver fatto bene. Sì, in questi valori è già buono. Comunque, 400. Sì, da 2400. Qualsiasi impianto. Se è una bassa temperatura è meglio insistere un po' di più, diciamo così, andare a un grado di vuoto maggiore, perché nella bassa verso lo zero. Se lo lascia va a zero anche. Questo lo dico perché molti poi hanno premura e non la lasciano neanche andare sul 400, danno un colpo, 5 minuti è finita, non è così che si fa il vuoto. Sì, se io ho un frigorifero domestico lì per tenerlo, e c'ho un congelatore, sì. Ecco, il grado di vuoto va fatto tutte e due nello stesso. Sarebbe bello tutti e due i casi mandarlo a zero. Esatto, la migliore delle cose è quella lì. Insistere, aspettare, impiegarsi il tempo che ci vuole. Però se lo manda a zero è più tranquillo ed è più perfetto il lavoro eseguito, diciamo. Allora, una volta eseguito il vuoto, come abbiamo detto, che siamo certi che non abbiamo perdite sull'impianto, noi potremmo procedere al caricamento dell'impianto frigorifero. Stabilita la quantità di gas che noi dobbiamo immettere nell'impianto frigorifero, sempre a compressore fermo, mai fare girare il compressore, noi attraverso questo cilindro abbiamo tre scale distinte del Freon 22, del 502 e del Freon 12, no? Voi vedrete che ci sono tanti numeri qui
e c'è la graduazione della quantità di gas che c'è dentro. Ogni tacca, ogni lineetta di questo cilindro corrisponde a 25 grammi di gas, perché vedete per esempio qui abbiamo 2,200 e qui 2,100 e abbiamo le nostre tre linee che mi formano quattro interspazi che sono 25 grammi cada uno. Per stabilire la quantità di gas che va dentro, normalmente su tutti i frigoriferi c'è una targhetta dove dice carica di freon, grammi 150, 200, 300, quello che c'è. Poi vi insegno se non ci fosse la targhetta. Quando noi abbiamo il freon dentro qui, avremo questo manometro che ci segna una determinata pressione, che è in base alla temperatura ambiente che noi abbiamo, perché se mettiamo questo cilindro a una temperatura di 10-15 gradi, il freon avrà una pressione. Andiamo a 30 gradi di temperatura ambiente, avremo un'altra pressione, aumenta perché aumenta di volume. Allora, in base alla pressione che noi abbiamo sul manometro qui, andiamo in corrispondenza, perché vedete che qui sul cilindro parte da 3, 4, 5, 6, 7, va fino a 10 atmosfere. Cioè, più alta la temperatura ambiente noi abbiamo, più alta avremo la pressione qui. Supponiamo che questo manometro mi segni 5 atmosfere, no? Allora noi andiamo a cercare, non so se riuscite a vederla quella linea rossa che c'è lì al centro, che è la linea del tubetto di vetro dove voi vedrete il livello del gas che avete dentro. 5 atmosfere, noi andiamo a portare il 5 della scala del freon 12, attenzione di non sbagliare, di andare con la scala del 502 col 12 o viceversa, mettere sempre la scala del gas che sia dentro corrispondente. Noi andremo con il 5, che sono le 5 atmosfere che abbiamo qui, no? Esattamente sulla linea rossa. Ciò vuol dire che a questa pressione che noi abbiamo qui avremo la quantità corrispondente di gas che noi vogliamo su questa linea qui e non su quella là, perché vedete che va salendo, perché più alta abbiamo la temperatura più volume noi abbiamo. Come peso ne abbiamo sempre uguale, però come volume ne abbiamo di più. Allora, essendo a 5, supposto che io sia qui sul 1500, devo mettere 100 grammi di gas attraverso questo rubinetto, che è quello collegato con il cilindro, che è facile da individuare anche, aprendo leggermente, gradatamente, poco per volta, sempre poco per volta, e osservando qui, immetto la quantità di gas che mi serve nel mio impianto. Certe volte entra tutto subito, come voi aprite, c'è da stare attenti di non metterne troppo naturalmente, ma certe volte entra subito, certe volte invece vi va dentro per metà e l'altra metà non va più. Perché? Perché la pressione che voi avete qui e la pressione del poco gas che è andato dentro si sono equilibrate, si sono portate alla pari. E di conseguenza, se io ho 3 di qui e 3 di qui, logicamente il gas non mi va più né da una parte e né dall'altra, rimane stazionario. Allora, con il rubinetto chiuso del cilindro, che è questo qui, io metto in funzione il compressore a colpetti, cioè poco per volta, no? Mettendo in funzione il compressore, questo manometro qui di bassa pressione nel contempo è andato a segnarmi la pressione che io avevo qui, la stessa. Se io metto in moto il compressore, questa pressione qui mi si abbassa. Abbassandomi le do la possibilità, aprendo di nuovo leggermente qui, di far entrare il gas che ancora mi serve da far entrare. Un fatto importante è di non mettere mai il compressore in moto sotto vuoto, perché essendo sotto vuoto le due polarità dell'entrata dei fili interni possono creare un arco e bruciarvi il compressore senza andare in moto. Il primo momento che le date corrente, se è sotto vuoto, può capitarvi quello.
Perciò non fate mai girare il compressore sottovuoto e soprattutto quando dovete caricarlo, prima di caricarlo mettetele dentro un po' di gas, prima di metterlo in funzione. Le mettete dentro un po' di gas in modo che il vostro compressore vi parte in pressione. E così dicasi, quando lo caricate non dovete permettere che il compressore vada sotto lo zero, restare sempre sopra lo zero, perché se avete la quantità di gas giusta dentro, il compressore non va a lavorarvi sotto una pressione dello zero, ma vi lavorerà sempre più in alto, la pressione di 1, 1 e 2, quella che sarà stabilita da come è regolato con il capitale. Se qualcuno non ha capito bene il funzionamento della pompa, vuol venire più vicino per rendersi e chiedere maggiori spiegazioni, già che siamo in argomento, è meglio che lo faccia subito. Ecco, la quantità qui la si vede. Lei qui ha questa riga rossa che è quella del tubetto di vetro, no? Quando lei ha il gas dentro, lei lo vedrà su questo, dentro a questo livello, no? Avrà il limite del gas, no? No, 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 lei vede il livello, è come riempire una bottiglia, no? La stessa cosa, no? Che lei vede il livello, vede il gas dove arriva, dipende da come. Se lì poi ci sta solo ogni volta una qualità di gas. Sì, una qualità di gas. Se io lo voglio ho il 12, lo voglio adoperare con l'autogas, lo devo scaricare. Lei lo deve vuotare e mettere dentro il 22, esatto. Quello sì. Ma se si adopera il 22 o il 502, salvo nei congelatori, sono gas che normalmente sono in impianti molto più grandi e di conseguenza si adoperano bombole più grosse, perché la quantità non è più determinante come nel frigorifero domestico, perché il frigorifero domestico va caricato perfettamente giusto. Quello lì è adatto per roba domestica? Sì, normalmente roba domestica, roba commerciale anche, esatto. Piccoli armadi, piccoli specielle frigorifere dei macellai, non so, dei fruttivendoli, ecco, sono caricate tutte col frigorifero. Ah sì, questa stazione qui sì. No, lei può anche fare il vuoto in un impianto molto più grande, di macelleria, ok, gliela fa benissimo, c'è la questione di una mezz'ora in più o in meno, ma gliela fa benissimo, perché beh, se è tanto esageratamente grande ci vogliono delle pompe più grosse, è una pompa che tira via 3 metri cubi e 2 all'ora, questa qui, perciò. Fatto il rapporto del volume di un impianto, sarà questione di tempo, ma lo tira via, perché se non ci hanno perdito. Sapere che una pompa che fa il vuoto è capace di fare il vuoto su un certo impianto, bisogna conoscere anche la capacità volumetrica del compressore. Sì, d'accordo, del compressore non direi, la capacità volumetrica dell'impianto, che normalmente, certo se sono impianti grandissimi, se sono grandi magazzini frigoriferi, allora una pompa del genere non serve più, ci vorranno altre pompe molto più grandi. Ma normalmente per cominciare dal domestico, andare fino all'impianto, diciamo dei 2, 3, 5 cavalli, questa è una pompa che gliela può fare benissimo, diciamo così. Poi se lo mette su un impianto grandissimo, allora non è più idonea, diciamo. Dica. Cioè lei ha detto che quando c'è il vuoto nell'impianto non bisogna mettere in funzione il compressore perché può partire. Sì. Ma quando lei sta facendo la carica, già l'impianto c'è una quantità di vuoto. Ma io non ho corrente dentro all'impianto, non bisogna mettere corrente dentro all'impianto. In quel caso lì io faccio il vuoto, metto il gas, ma non ho corrente nel compressore. E fino a quel punto lì non mi succede niente. Capisce? Se a me manca una quantità di gas, io posso mettere il compressore in funzione? Sì, ve l'ho spiegato prima. Sì, sì, sì. Io comincio a caricare il mio impianto, no? Suppongo che me ne vanno 300 grammi,
ne metto 150 guardando il mio dosatore e dopo non me ne va più dentro. Perché? Perché le due pressioni si sono equilibrate, cioè la stessa pressione che io ho qui ce l'ho dentro all'impianto. Due pressioni uguali, ne va da una parte e ne va dall'altra, si stabilizza e rimane con me. Per far andare dentro questo gas, creare la condizione che questo gas mi entri ancora nell'impianto, allora a quel punto lì io metto in funzione il compressore. Però non ho più il vuoto dentro all'impianto, perché io ho già messo una pressione di gas, ho già messo il gas, una parte di gas perlomeno dentro in quel momento lì. Prima di caricarlo di gas, se io metto in funzione il compressore, è lì il pericolo che c'è, che mi faccia un arco fra le due entrate della corrente e lì mi può bruciare il compressore. In quel caso lì sì. Quella stazione lì è prevista di un sistema di spurgo per l'umidità che c'è nel circuito? Beh, lo spurgo, il fatto è questo. Questa è una pompa monostadio, no? Diciamo così. C'è anche una pompa a doppio stadio che ha una valvola che si chiama zavorratrice posta qui in questa posizione. In quel caso lì, prima di iniziare, ce l'è, non l'avevo vista, è questa qui, no? In questo caso qui, adesso abbiamo un tipo di pompa nuovo che ce l'ha sopra qui. Questa qui è la valvola zavorratrice, no? Di conseguenza, prima di partire a fare il vuoto, proprio all'inizio, bisogna aprire almeno un paio di giri questa valvola qui. Allora quei vapori brutti, diciamo così, che possono essere dentro all'impianto, vengono espulsi attraverso questa valvola senza passare attraverso la pompa. Quando poi noi vediamo che questo manometro comincia a segnarmi un vuoto, allora è bene chiudere per raggiungere il massimo grado di vuoto, che si raggiunge con più facilità, perché in questo caso qui mi aspira anche aria da questa parte. E quel sistema lì va bene per fare il lavaggio? No, il lavaggio è tutta un'altra cosa. Non può essere usato? No, il lavaggio è tutta un'altra cosa. All'evaporatore con il termometro, no? Ambiente, e mettendo un manometro sul filtro a prevenire, no? E controllavamo la temperatura di condensazione. Ecco, con quello lì è possibile perché... Sì, con quel manometro qui, sì. Perché una volta che lei ha caricato, che lei ha il suo impianto in funzione, con questo qui può controllare la pressione in aspirazione che ha. Sarà logicamente più bassa di quella dell'alta pressione, le può controllare tutte e due e può stabilire attraverso questo manometro che grado di espansione ha, che pressione ha e che temperatura ha in condensazione, perché su questo manometro qui noi abbiamo tre scale, no? E una è del 3.12, poi 22 che sono contraddistinte da vari colori. Abbiamo quella del 12 che è nera, del 3.22 che è verde e l'altra del 502 che è viola. Questi tre puntini rossi che ci sono qui rappresentano lo zero delle varie tre scale di un freon o dell'altro. Quando noi andiamo ad operare, a installare questo sul frigorifero, che poi non è altro che la scala di questo, è uguale, più piccolo, ma ho portato questi perché vi rendiate più conto. Prendiamo la scala del freon 12, per esempio, che è la prima esterna che noi abbiamo. Allora, sulla scala del freon 12 noi vedremo che lo zero ce l'abbiamo qui, giusto? Se questo, diciamo così, quando noi abbiamo il frigorifero in funzione, tutto carico, pronto per il funzionamento, avremo una pressione, adesso vi dico una pressione all'incirca di come lavora normalmente l'impianto frigorifero, una pressione che va più o meno sul meno 10, di freon 12. Allora, il meno 10 vuol dire che è la temperatura del gas che noi abbiamo quando espande, che da liquido diventa vapore. Se andiamo sull'altro manometro,
che è quello di alta pressione, dipende dalla temperatura ambiente che noi abbiamo, ma supposto che noi abbiamo i 25 gradi, diciamo così, di temperatura ambiente, avremo una pressione che più o meno andrà sulle 7-8 atmosfere. Sulle 7-8 atmosfere, in corrispondenza alla scala esterna, noi avremo abbiamo una graduazione in gradi centigradi, il che vuol dire che abbiamo una temperatura di condensazione di più 30-35, in quel caso lì, che comunque la temperatura di condensazione è sempre superiore alla temperatura ambiente, in qualunque caso, come nel caso dell'espansione, che noi per ottenere uno zero gradi in un determinato ambiente chiuso, che può essere una cella, un frigorifero, qualunque cosa, dovremmo sempre avere un'espansione di almeno 5 o 10 gradi inferiore alla temperatura che dobbiamo raggiungere, perché se io devo raggiungere lo zero non posso avere un'espansione di zero, perché non mi arriverà mai, devo avere un'espansione inferiore alla temperatura che io devo avere in cella. La norma sono 10 gradi di differenza, che sarebbe il salto termico che io ho fra la temperatura che devo raggiungere e la temperatura del gas, che è quella in espansione. Raggiungere lo zero. Ecco, lei deve avere un'espansione almeno di meno 10, meno 7, meno 8. Anche qui c'è da fare una piccola parentesi, perché stando su questi impianti qui troverete sicuramente che l'espansione è molto bassa, specie con i frigoriferi di oggi, perché fanno con un solo compressore la bassa temperatura e la temperatura normale, no? Il freezer sopra e il frigorifero normale sotto. Non è che ci sono due, in quel caso lì, non è che ci sono due espansioni diverse, perché là deve andare più freddo e qui meno freddo. Cosa fanno? Espandono molto basso nel freezer, che è il primo a brinare, diciamo, il primo dove entra il capillare. L'espandere basso vuol dire questo, che se deve raggiungere i meno 20 nel freezer, deve avere un'espansione di meno 30 perlomeno. E allora se lei controlla le pressioni o le temperature, in quel caso lì, lei troverà sul suo manometro che le segna il meno 25, il meno 30 o anche il meno 35. Perché? Io brino prima questo con un'espansione molto bassa, di riflesso poi passo da questa e vado in quella della cella sotto, che è fatta da una piastra o è incassata dentro fra la cella e l'isolante, e per differenza, siccome ho una superficie grande sopra e una superficie più piccola di sotto, che naturalmente è stata proporzionata prima di fare il frigorifero, questo, ottengo il meno 20 o meno 15, 18, quello che sarà nel freezer, e vengo ad avere più o meno zero nella cella sotto. Solo in quel caso lì troverete questa differenza, che invece dice, ma il frigorifero va a zero, io non espando meno 10, espando meno 30, come mai? Solo perché c'è il freezer di mezzo. Se invece prendiamo un frigorifero normale, sicuramente potrà variare di un grado o due, ma la temperatura di espansione sarà sempre intorno ai 10 gradi inferiore a quella della temperatura che io devo raggiungere dentro alla cella. Senta, volevo chiedere, ogni quanto va cambiato l'olio della pompa? Guardi, questa pompa qui, la prima volta che uno la adopera può lavorare per 200 ore senza essere cambiato. Una volta cambiato può durare anche 1000 ore di lavoro, perciò non è da cambiare. Però si può verificare questo, che domani mi fate il vuoto su un impianto molto sporco, un impianto che ha subito una bruciatura di un compressore che mi ha fatto diventare l'olio nero all'interno e tutto, e allora anche con un solo vuoto l'olio della pompa può diventare piuttosto scuro, piuttosto lo si vede dalla spia che ha la pompa, che adesso qui in questo caso è dietro là.
qui ha una spia, no? Lo si vede qui, perché se è pulito è sempre chiaro così, non cambia. Se viene molto sporco ha tendenza a diventare nero, allora in quel caso lì bisogna sostituirlo. Per sostituirlo, sotto qui c'è un tappo, c'è una vite a brugola sotto qui. Basta svitare quel tappo e l'olio scende tutto. Avendo cura di togliere questo, questo qui si svita, è il tappo di sfiato, questo qui no, questo qui viene via. Togliete la vite che c'è sotto, questo qui si svuota. Quando si è vuotato, che non ne gocciola più, per un 30 secondi più o meno, fate girare la pompa un attimino, un colpetto, così raccoglie tutto quello che c'è in giro e lo scarica lì. Quando avete fatto quell'operazione, di nuovo mettere il tappo e riempirlo da questa parte qui. Ebbene però, nelle istruzioni comunque sono sempre specificate queste cose, che il livello dell'olio nella spia non sia mai al limite massimo, ma che sia tra la metà e il lembo inferiore. Perché se è troppo, è troppo piena, poi girandolo butta poi via di qui e di conseguenza. Perciò che sia da metà a in basso, a in giù. No, cambia un po' la struttura, perché c'è questo modello qui che diciamo così è il migliore, il non plus ultra. Poi ce n'è un altro modello che è uguale a questo con la pompa monostadio. Poi c'è un altro modello più economico ancora di questo che non ha il vuotometro qui, è senza il vuotometro. Ha solo un gruppo manometrico leggermente diverso da questo, ma con i due manometri che fa la stessa funzione di questo. E non ha la valvola zavoratrice come questa qui. Sì. Adesso poi qual è la pressione del freon di esercizio? 3,22 più approssimativa. Dipende dalla temperatura ambiente, cioè, che lei ha. Con 25 gradi. 25 gradi può lavorare sui 10-12 atmosfere, il freon 22 può andare in bassa. Dipende però anche dal flusso d'aria che lei ha nel condensatore, perché lei può lavorare a 25 gradi d'ambiente, però ha un condensatore che non le smaltisce bene o ha un ventilatore un po' deboluccio, allora la temperatura può subire. La quantità dell'olio? Sì. Ma guardi, più o meno sono 250 grammi che vanno dentro qui, non è molto. Comunque noi diamo già un piccolo vaso che serve per due cariche, diciamo così, uno lo può sostituire già due volte. Cioè, la pompa ce l'ha dentro, il suo già normale da nuovo, e poi c'è un flaconcino a parte che normalmente serve per due volte. Cioè, una cosa. E poi abbiamo delle latte da un chilo che in qualsiasi momento uno la può chiedere. È normale che la quantità varia, sia nella monostadio che la sì, sì, è uguale, non cambia. C'è una leggera differenza, ma non si nota niente. Glielo pompa via di qui. Ha l'inconveniente che poi lei si vede un po' di olio da tutte parti per un po' di tempo. No, non fa niente. Comunque è meglio tenerla piuttosto non al di sotto del livello, ma a metà. Vi stavo dicendo che un giorno abbiamo parlato di caricare l'impianto frigorifero, no? In questo caso avevamo una dose stabilita, avevamo una quantità predeterminata e di conseguenza andiamo via tranquilli. Domani si può verificare il caso che voi dovete caricare l'impianto e non avete nessun riferimento della quantità di gas che vi può andare dentro. E allora cosa fate? Bisogna andare a occhio, più o meno. Valutare normalmente quello che è l'impianto da caricare e se è un frigorifero domestico, indicativamente,
vanno da 150 a 300 grammi, dipende, 350 al massimo. Se un impianto più grande avrà delle dimensioni diverse, perciò il discorso cambia poi completamente, perché in nell'impianto grande, anche se c'è un'eccedenza di gas, dove non c'è il capillare, che c'è la valvola termostatica, allora non ne fa niente. Invece dove c'è il capillare, la carica giusta è essenziale. E allora potete procedere in questo modo. Fate tutte le operazioni che abbiamo detto prima, di vuoto, di prova, che non ci siano perdite e tutto, e poi cominciate col mettere un po' di gas nell'impianto, possibilmente pesando una bombola, perché se non avete qui, o guardando sul cilindro qui, sulla graduazione del cilindro, dipende da che recipiente avete per caricare l'impianto. Vi segnate bene il peso per saper rendervi conto alla fine di cosa avete fatto e cominciate col mettere un po' di gas nell'impianto. Quando vedete che il manometro vi segna in pressione, allora mettete in funzione l'impianto frigorifico, il compressore. Il compressore sta girando e all'interno, dopo qualche minuto, dovrebbe cominciare a formarsi la famosa brina, no? Che comincia dal punto dove arriva il capillare e poi si propaga gradatamente. Nello stesso tempo vi osservate il manometro di bassa pressione, che non vada al di sotto dello zero, che sia sempre piuttosto in pressione, e fino a un valore, diciamo così, dove il manometro vi sta sul più o meno meno 10, trattando di un frigorifero normale senza freezer, non confondete le due cose, ecco. Se ha tendenza ad andare al di sotto, potete gradatamente continuare a metterne un pochino per volta. Se ha tendenza a restare vicino allo zero, allora dovete sospendere. La carica giusta la troverete dopo un po' di tempo, che un po' di tempo vuol dire mezz'ora, tre quarti d'ora magari, che l'impianto è in funzione, che la serpentina dentro, l'evaporatore è cominciato a brinare tutto bene. Se avete un'eccedenza di gas, avrete la brina sul tubo di ritorno che va al compressore. Finché vi brina un 5 o 10 cm all'esterno dell'evaporatore, è una cosa accettabile e lo potete lasciare. Se questa brina dovesse aumentare e allungarsi continuamente ad arrivare fino a metà del tubo di aspirazione o fino al compressore, quello è il segno che voi avete un'eccedenza di gas dentro, ne avete messo troppo. Allora, in quel caso lì, bisogna fermare il compressore attraverso il tubo di raccordo che voi avete caricato, scaricarlo leggermente, poco alla volta, proprio una soffiatina leggera, rimetterlo e trovare l'equilibrio della carica in quel modo lì, non c'è altro modo. Avete capito? Che vi può capitare benissimo che non troviate indicazioni e tutto. Adesso, se avete già un po' di pratica in più, vi regolate ad occhio, sapete che il frigorifero, insomma, l'altro magari che avete fatto prima ne aveva 250 grammi, allora andate con quella base lì e tutto. Comunque, non sapendo esattamente, vi potrete trovare con quell'inconveniente lì. O che brina poco, per esempio, che l'evaporatore brina solo metà o per tre quarti e non riesce a brinare il tutto, o che vi brina eccessivamente, fin magari anche vicino al compressore. Allora, se brina poco è perché avete poco gas dentro, la carica non è giusta e dovrete aggiungerne un po'. Se vi brina troppo è perché ne avete troppo e dovete scaricarlo un po'. Quindi, se ho ben capito, sui manometri, quando il gas è inferiore alla quantità richiesta, noi abbiamo una tendenza alla bassa pressione, sì, perché sull'aspirazione, sì, crea un vuoto maggiore, quindi, sì, una tendenza alla bassa pressione, sì, mentre viceversa,
le pressioni si mantengono piuttosto stabili inerenti alla, esatto, alla caratteristica però, del gas stesso. Però in quel caso lì non le dice esattamente che lei ha fatto la carica giusta, giusta o no. Sì, va bene. In quel caso lì lei deve osservare l'evaporatore e vedere sì, che sì, sia completo, sì, ecco, diciamo sì, così, no? E la carica completa dal tubo di ritorno che c'è ha tendenza sempre a brinare, diciamo, con indietro. Il primo, quindi, il primo input. Il primo input è questo qui, questo, perché questo qui. Se lei ne ha poco può anche trovare un, diciamo così, al contrario di come ha detto lei, se lei ne ha poco può anche essere leggermente più alto sul manometro, perché non arriva a riempirmi l'evaporatore, no? Sì. Di conseguenza non mi abbassa la temperatura, mi sta un'espansione molto alta, molto perché alta. Non ho la carica sufficiente per l'impianto. Non avendo la carica sufficiente non mi abbassa la temperatura di espansione e può rimanermi alto. Comunque a orecchio si sente, ascoltando all'interno, che ha tendenza a un'ebollizione molto superiore, molto più forte, diciamo così, che quando la carica è completa. L'ebollizione diventa più lenta, quasi impercettibile, mentre invece se c'è una scarsità lei sente proprio un fruscio, diciamo così, come un gorgoglio dentro, ecco, in quel caso lì è perché ce n'è poco. Lei può trovare in quel caso lì che il manometro le sta un po' più alto. Ah, quindi diciamo che è inversamente proporzionale alla esatto, pressione stessa. Sì, quindi, esatto. Lei voleva sapere qualcosa forse? Allora, qui avete capito tutti, possiamo toglierla, possiamo passare a un altro argomento. Sì, sì, dopo lì vi do poi il listino che ci sono i prezzi, c'è tutto. Se uno vuole fare due stati, no? Cioè per fare il vuoto a due stati, com'è che la pompa del vuoto si può funzionare? Nei due stadi? Sì. Quando ha l'impianto a due stadi? Sì. Ma forse per adoperare il 513, forse ci ha detto. Sì, l'R13. Ma sono poi sempre collegati.